Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi è tornato il professor Ugo Mattei. Salve professor Mattei, grazie per essere con noi. Ecco, Grazie, grazie a voi per l'invito, come sempre, grazie. il professor Mattei, insieme a Carlo Freccero, a Giorgio Agamben, a Cacciari e a tante altre personalità che hanno avuto il coraggio di prendere posizioni in questo periodo folle contro un regime che non è più strisciante, ma è oramai conclamato, ha lanciato un'importante iniziativa, una commissione per il dubbio e la precauzione, un evento che è stato presentato a Torino nei giorni scorsi. Naturalmente il mainstream si è poi scatenato nel tentare di ridicolizzare un'iniziativa che oggi è obiettivamente un'avanguardia rispetto al tentativo di porre un freno ad un governo palese, di fronte a un governo palesemente impazzito. Può spiegare a chi ci ascolta, professore, qual è il senso profondo di questa iniziativa? Ma guarda, noi abbiamo incominciato a riflettere sulle politiche pandemiche parecchio tempo fa, nel senso che la riflessione degli intellettuali che in qualche misura ancora vogliono fare questo mestiere non poteva che essere stimolata dalla situazione dal lockdown in avanti. Quindi sulle criticità costituzionali, eccetera, io rifletto da tempo e anche Giorgio Agamben ha fatto degli scritti molto importanti fin dall'inizio del lockdown, lo stesso Cacciari. Insomma, praticamente da una prospettiva critica era evidente che tutta la questione della gestione della pandemia è ben ulteriore rispetto a quelle che sono le storielle che ci vengono a raccontare. C'è dietro una realtà molto complessa di trasformazione del capitalismo contemporaneo, di trasformazione tecnologica, di trasformazione dei centri di potere, di globalizzazione dei fenomeni, insomma ci sono in mezzo tante tante cose, di cui il draghismo è uno degli elementi, diciamo, oggi per noi più impattanti. Non è certamente l'unica esperienza al mondo di governi eterodiretti e gestiti sostanzialmente dagli interessi di Goldman Sachs e delle varie banche d'affari, ma il nostro è particolarmente preoccupante perché se soltanto tu fai il paragone con Macron è esponente dello stesso mondo, ma quantomeno è stato votato. Il nostro invece non è stato votato da nessuno. Quindi la Commissione per sostenere questo dispositivo di potere, si è dovuto creare sostanzialmente un capro espiatorio. Il capro espiatorio è stato costruito in quella parte della popolazione italiana che ha ritenuto di esercitare quello che resta un diritto soggettivo assoluto e costituzionale, ossia di non sottoporsi alla terapia vaccinale che sappiamo bene è approvata in via condizionata, quindi ancora sostanzialmente sperimentale, e quel pezzo della popolazione che ha visto nel Green Pass non tanto il mezzo per battere la pandemia quanto il fine verso il quale la nostra organizzazione sociale sta andando, no? Una specie, per dirla semplicemente, una cinesizzazione delle democrazie costituzionali occidentali fondamentalmente. Ecco. Questo è il quadro di senso. Ci siamo incontrati il 9 di novembre, Massimo, per un bel convegno all'International University College, organizzato da Generazioni Future, all'epoca Rodotà, e in quella sede è stato lo stesso Cacciari a dire che era necessario, diciamo, mantenere e strutturare in modo più permanente questo scambio e questa assunzione di responsabilità di una parte dell'intelligenza italiana, cosiddetta. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo convocato adesso, appunto, l'altro ieri c'è stato il secondo convegno, quello diciamo di lancio dell'idea della Commissione Dupré, dubbio precauzione, che costituisce un tentativo di produrre un'intelligenza critica collettiva libera rispetto alla fase del capitalismo contemporaneo, quindi non soltanto limitata alla questione vaccinale, alla questione del Green Pass, ma studiando questi problemi in un ambito più ampio e più esteso. Ecco, questo è, diciamo, quello che abbiamo fatto fino adesso. Il tentativo è ovviamente quello di recuperare dei margini di agibilità democratica a questo paese, un paese che censura le opinioni contrapposte, un paese che mortifica l'opposizione, un paese che umilia chi osa ribellarsi, non è un paese in crisi di democrazia. Io credo ci sia
una crisi, un'emergenza democratica in questo paese molto molto seria, probabilmente più seria o almeno altrettanto seria quanto l'emergenza Covid, e il mestiere di Dupré è in qualche modo affrontare la questione del Covid nell'ambito di questa emergenza democratica. Ecco, c'è un dato che a me sembra evidente, c'è cioè il ruolo palesemente eversivo dei grandi media, ecco, dei media mainstream che non informano, non controllano il potere, ma ormai si sono calati perfettamente nel ruolo di manganelli nelle mani dei poteri finanziari che li pagano, li sovvenzionano, servono insomma come buttafuori, come banditi che vanno a minacciare quelli che osano disturbare il manovratore. Ecco, è troppo cruda questa mia impressione o lei sembra che abbia degli elementi di verità? Beh, no, l'appiattimento è sostanzialmente generale. D'altra parte, in Italia, l'Italia è un paese che soffre di oligopoli molto, molto stretti da sempre, sia nel settore, diciamo, della produzione industriale che soprattutto oggi nel settore dell'informazione. D'altra parte, noi sappiamo che la televisione è sostanzialmente controllata dal gruppo Berlusconi da Cairo, oltre lasciando da parte la lottizzazione, diciamo, del Partito Democratico, che sostanzialmente come una piovra avvolge l'informazione cosiddetta pubblica, che invece è un'informazione di partito, no? Ormai è un'informazione sostanzialmente di quel pezzo di grande maggioranza draghista che governa il paese. I giornali sono in gran parte nelle mani della famiglia Agnelli, l'altro pezzo è nelle mani di Cairo. Confindustria, c'è cioè il Sole 24 Ore, diciamo giornali liberi o comunque non condizionati direttamente da quei poteri, ce ne sono ben pochi, c'è il Fatto Quotidiano, c'è che comunque ha le sue politiche, ovviamente, però certamente non possiamo collocarlo fra i giornaloni, e c'è La Verità, questi sono i due giornali che in qualche modo non sono parte di quel monopolio lì, ecco, tutto il resto è monopolistico. Questo monopolio evidentemente è fortemente trasformato, si è trasformato fortemente in quelli che Bourdieu chiamava gli apparati ideologici, no? È un apparato ideologico fondamentalmente. C'è E anche un altro. quindi Prego, prego. costruisce ideologia, cioè fa il suo mestiere. Il modo di costruire ideologia ovviamente è far vedere qualsiasi persona che abbia una posizione minimamente dubbiosa e critica come un pericoloso sovversivo, un pazzo. Cioè, oggi sono uscite due interviste sui media nazionali relative al sottoscritto. Una si è inventato il fatto che io sia noto come cavallo pazzo, l'ho preso oggi, non lo sapevo proprio, poi magari era vero, però francamente non avevo mai avuto alcun sentore, perché tutto mi sembra di essere fuorché un pazzo estremista, e quell'altro anche il capo dei Novax. Insomma, il punto è che l'informazione fa quello. Poi i contenuti magari delle interviste che ti fanno sono pure buoni, non so come dire, sono pure, in questo caso non ho riscontrato alcun tipo di distorsione reale del mio pensiero nel contenuto, ma come vengono impaginati, come vengono presentati, come vengono spiegati, quello è il livello, diciamo, della comunicazione subliminale, che non dipende dall'autore dell'intervista, ma che dipende dai giornali. Quindi proprio si esprime lì la politica di un media di regime. Ecco, loro stanno facendo un gioco che è abbastanza rodato, no? Uno schema classico, cioè lo utilizzavano pure al tempo della difesa critica degli apparati europei, cioè da un lato gli europeisti, no? Che sarebbero quelli che credono in Merkel anche quando Merkel tortura i greci oppure drena risorse dai paesi dell'Europa mediterranea a quelli dell'Europa centrale, di fatto abolendo qualsiasi principio di solidarietà, però quelli sono gli europeisti. Per convinzione, e invece tutto il resto è no euro, anche quelli che magari chiedono l'unione politica, cioè la fine di questo schema dove bene o male una nazione detta le regole alla Germania a tutte le altre. Adesso fanno uguale, cioè da una parte ci sono quelli che credono in Draghi e dall'altra siamo tutti Novax. Poi all'interno di questo variegato mondo c'è persino chi il vaccino se l'è fatto, chi continua a dire che non ha nessuna, diciamo, pulsione negativa nei confronti della scienza, ma che si fa delle domande, insomma, che cerca di articolare un dibattito che non sia manicheo, semplificato al massimo. Ecco, loro, io ho l'impressione che loro accusano il nostro mondo su questioni che invece riguardano proprio il loro, cioè il desiderio di semplificare al massimo, in maniera stregonesca, una realtà che è di per sé complessa. È vero questo o no?
Guarda, da noi si diceva il bue che era del cornuto all'asino, no? Dice, danno dei fascisti alle piazze e quando chi dà del fascista alle piazze, controllando, diciamo, e cercando di coartare il diritto delle piazze di riunirsi, è il bue che dà del cornuto all'asino, per l'appunto. Quindi questo è certo. Noi con Dupré, con dubbia precauzione, abbiamo cercato di rispondere proprio nei fatti. Aprendo un dialogo serio alla discussione dell'altro giorno, insomma, erano presenti moltissime persone che avevano accettato, diciamo, le politiche governative rispetto a Pfizer, rispetto accettato, nel senso si erano vaccinati. Abbiamo discusso proprio in maniera molto seria con alcuni di loro, abbiamo rispettato i punti di divergenza, abbiamo cercato le convergenze dalla denuncia di un sistema che, per esempio, mette a rischio la salute dei ragazzi che sono tutti sani e che vengono vaccinati per pure ragioni di interesse. Abbiamo tutti insieme denunciato la mancanza di farmacovigilanza attiva, abbiamo trovato tutti insieme punti di convergenza nella necessità di salvaguardare il diritto alla salute come un bene comune, quindi la necessità di investimento pubblico nella sanità. Insomma, tutti questi temi sono temi che uniscono e che non dividono e che consentono delle sfumature di opinione tutte completamente legittime. Altrettanto non viene fatto nel mainstream dominante, quindi secondo me il fatto che questi si siano scatenati in questo modo contro quel convegno è perché abbiamo un po' messo le dita nella piaga, perché voglio dire, hanno tirato fuori due o tre interventi completamente decontestualizzandoli, che hanno un linguaggio che magari era un linguaggio un po' immaginifico, perché comunque si procede per metafore molto spesso quando si fa un lavoro di questo genere. E hanno sparato su tutto come se 9 ore di riflessione seria con 58 relatori, di cui almeno una cinquantina erano professori universitari ordinari di materia, delle materie più diverse, cioè un convegno scientifico che sarebbe stato considerato di alto profilo sotto qualunque cielo, venga presentato come dire, la partita di giro di un gruppetto che è interessato a fare il partitino. Ecco. Ecco, a proposito di questo è un tema importante perché esistono decine di milioni, non poche centinaia di migliaia, eppure meriterebbero, in democrazia tutti meritano di essere rappresentati. Ma qui siamo di fronte ad un recinto composto da almeno 10 milioni di persone che sono torturate, discriminate, poste ai margini, umiliate, colpite nel portafoglio, nella dignità, diffamate, calunniate quotidianamente. Quindi proprio un gruppo di persone che sono in pericolo, non vedo un termine diverso. C'è gente che oggi è eliminata sul piano giuridico e formale, ma se non basta questo, potrebbero essere eliminate sul piano fisico e sostanziale, visto che questi non danno l'impressione di volersi fermare. Poi ci sono altri milioni di persone, di cittadini, che non vogliono sottostare al rito della vaccinazione perenne. Io non mi sono vaccinato, ad esempio, sono felice di non averlo fatto, perché non, se mi avessero detto dall'inizio che mi sarei dovuto vaccinare ogni 3 mesi per un tempo indefinito, sarebbe stato più chiaro e magari tanti di quelli che si sono sottoposti a questo rito, cioè, avrebbero avuto quei termini certi per fare una scelta consapevole, perché una cosa è dire fatti 2 dosi e sei a posto, un'altra è dire ti devi vaccinare ogni 3 mesi per sempre, o perlomeno fino a quando questo problema non se ne andrà. Non è uguale la cosa. Ecco, però voglio dire, professor Mattei, a questo punto, cadute un po' le maschere, noi queste persone dobbiamo cercare di metterle insieme intorno ad una piattaforma che non sia soltanto oppositiva, cioè dobbiamo fare lo sforzo di demistificare l'apparato di propaganda prevalente, ma senza giocare solo in difesa, cioè proponendo una visione del mondo, dell'uomo, del progresso, del recupero delle tradizioni, del recupero di ciò che va salvaguardato, diverso rispetto a quello che ci viene proposto come ineluttabile. Questo è anche uno dei compiti che vi siete dati. Assolutamente, questo è un compito che noi non da oggi, con generazioni future, stiamo cercando di fare, nel senso che vogliamo mettere a disposizione delle piattaforme organizzative, delle piattaforme culturali, delle piattaforme di visione che traducano l'idea di beni comuni in politiche radicalmente alternative allo status quo. Quindi questo lavoro è un lavoro in corso da tempo, ben precedente la questione pandemica. Dopodiché la questione pandemica è esplosa
rendendo la tutela, la salvaguardia, la resistenza nei confronti della violenza alla Costituzione, come dire, una priorità, e quindi ci stiamo molto impegnati su questo. Ci ha dato visibilità questo pezzo, ma se tu vai a vederti che cosa c'è, l'avrei fatto sicuramente su generazioni future. Noi siamo intervenuti su tantissime questioni, perché che vanno dal fatto che fra poco verranno riprivatizzati tutti i servizi pubblici di interesse generale, tutto quello che era stato fatto sul referendum dell'acqua pubblica nel 2011 sta andando a carte 48, si sta facendo, si è saccheggiata l'Italia e si saccheggerà e si sta saccheggiando anche il Monte dei Paschi, la questione delle concessioni autostradali. Insomma, ci sono una quantità di questioni sul tappeto per cui questo regime sta sostanzialmente svuotando, depredando e rapinando la popolazione. Metterà in campo delle politiche di austerity, perché continuano a dire i pennivendoli che il vaccino è gratis, ma non è gratis per niente. Il vaccino è acquistato con un drammatico indebitamento da parte della popolazione e anche della popolazione che non lo vuole, intanto che si dice che poi dopo bisognerebbe negare la tutela, diciamo, e perfino il ricovero ospedaliero ai non vaccinati che si pigliano il Covid. Cioè, c'è una devastazione, diciamo, della legalità costituzionale impressionante. C'è la questione dell'elettromagnetismo, del 5G, c'è la questione delle polveri sottili, ci sono delle questioni degli allevamenti intensivi. Ti sto facendo solo alcune delle questioni che sono sul tappeto: ci sono le chiusure dei rapporti con la Russia e il conseguente aumento dei prezzi dell'energia. Ci sarà l'inflazione che riparte, ci sono le squadracce private che picchiano i lavoratori della logistica, c'è la Confindustria che non ha più freni nella sua arroganza, c'è un sindacato che è diventato giallo. Cioè, vogliamo continuare a parlare di politica? Guarda, non mi fermo più, posso farti un comizio da Hugo Chavez, se vuoi, capito? Il punto è questo. Quindi le questioni, i temi ci sono, e come sono temi di pars construens. Ma la pars construens e sono temi che esistono, nel senso, basta soltanto guardare i processi sociali dal di fuori della dimensione del qui e adesso e metterli nella dimensione del lungo periodo, nell'interesse delle generazioni future, nella necessità di ricostruire nuove istituzioni, nel porsi la questione della rappresentanza sia politica che sindacale che economica, dell'implementazione della Costituzione economica, se vuoi, capito? Cioè, non è che ci siano tante cose da dire, del dramma delle istituzioni di garanzia che in questo paese non funzionano. Noi abbiamo la Presidenza della Repubblica che da anni sta facendo semipresidenzialismo alla francese senza essere eletta. Noi abbiamo una Corte Costituzionale che da anni fa il direttore del traffico, distribuendo le piccole competenze tra la Regione e lo Stato e non entrando nei temi reali dei diritti fondamentali della persona. Cioè, ci sono tante di quelle cose da fare che da far tremare i polsi. Serve una classe politica competente, serve una grande credibilità. La ragione per cui Dupré ha attirato attenzione anche nel dibattito pubblico, che questi ci temono. Perché nel momento in cui cominciano a non esserci soltanto quattro arruffapopolo, ma incominciano a esserci delle persone competenti, dei professionisti, degli imprenditori, dei lavoratori, portuali, cioè, ma delle persone che hanno degli ufficiali di polizia, c'è tanta roba che si muove intorno a una visione altra di questo paese, un po' meno corrotta, non so come dire, c'è tanto altro. Allora, il processo organizzativo deve essere un processo che procede, diciamo, in modo molto coinvolgente, ma che procede prima di tutto attraverso la soluzione del problema dell'informazione. Perché tu capisci che l'informazione oggi, nonostante il super meritorio lavoro che stai facendo tu, che sta facendo Claudio Messora, che stanno facendo tanti di questi web TV, dalla Città del Sole e tante altre che ce la mettono tutta, è a disposizione soltanto di chi se lo va a cercare. E invece noi dobbiamo riuscire a portare queste cose, l'informazione generalista, alle fermate degli autobus con i tazzebao, nei programmi mainstream. La gente, noi dobbiamo riprendere proprio l'idea stessa dell'agorà, della piazza in cui le persone si parlano, in cui costruiscono delle reti di solidarietà. Insomma, tutto questo è tutto da fare. Noi ci siamo. Io credo, stamattina ero una trasmissione, era la trasmissione dell'Aria che tira, poco tempo fa, qualche minuto fa, e avevano già commissionato un sondaggio al sondaggista Mannheimer, che ha dato l'eventuale partito
di Dupré tra il 5 e il 10%, cosa che naturalmente noi non abbiamo nessuna intenzione di costruire il partito. Certamente non è una costruzione, un progetto di costruzione di un partito, ma certamente il processo di costruzione di condizioni affinché possa nascere qualche rappresentanza seria di questo mondo. Se riuscissimo ad avercene in campo, questo sarebbe molto importante, perché altrimenti le persone non vanno a votare. E perché altrimenti si va a derive ancora peggiori. Tieni peraltro anche conto che oggi noi non abbiamo la legge elettorale, noi non ci sono, non c'è neanche la preoccupazione dell'agenda politica di restituire la parola in qualche modo agli elettori. C'è tutto un disegno di palazzo volto a risolvere la questione della Presidenza della Repubblica, poi la questione della Presidenza del Consiglio 2023-2024. Nessuno sta pensando davvero a che cosa una crisi sociale e politica reale che capitasse nel paese potrebbe produrre. Questo è il dato. Ecco, noi abbiamo già lanciato un'iniziativa politico-partitica proprio nella convinzione che senza partiti forti la democrazia non può funzionare, cioè nel vuoto della rappresentanza democratica dal basso. Poi partito significa popolo che si organizza per contare, non significa nient'altro. Se si svuotano i partiti, quel vuoto viene coperto dalla violenza cieca della finanza che manda dei proconsoli come Monti, come Draghi, per fare quello che il popolo non organizzato per il tramite dell'inganno non vuole o non può più fare. Cioè, ognuno di noi si dovrebbe vergognare nel farsi dominare da un Mario Monti, da un Mario Draghi, da un servo dell'elite del denaro. Non si dovrebbe vergognare nel dire io mi occupo di politica, metto insieme la gente intorno a una piattaforma di pensiero per consentire a chiunque di esercitare una sovranità pro quota. Cioè dobbiamo annullare i paradigmi prevalenti, non vergognarci di essere parte di una squadra politica che significa uomini liberi, uguali che stanno insieme, ragionano e fanno sintesi, ma dobbiamo vergognarci nel dire io non mi faccio governare da un servo di Goldman Sachs, da un miserabile inviato dall'Europa, da un tecnocrate da strapazzo, nemico del bene, nemico della gente, nemico dell'uguaglianza, nemico dell'umanità. Ecco, questo mi pare, diciamo, l'incipit indispensabile per partire. Io sono d'accordo con te al 100%. Ci sono due parole che tu hai utilizzato, però, che richiedono riflessione, con la testa, con la mente fredda in questa fase. Uno, tu hai detto un partito forte. Allora, noi abbiamo bisogno di questo elemento di forte, nel senso che deve essere in grado di canalizzare un consenso serio. Questo è un primo punto importante. L'altra cosa che io non faccio, non parlo di partito, non perché non voglia parlare di politica, ma perché partito evoca l'idea di una parte. Io credo che adesso non ci sia una parte, ci sia una necessità di un'esperienza costituente, cioè un'esperienza che riguarda il tutto, che riguarda la ristrutturazione di istituzioni, di agibilità democratica. Quindi io sto dicendo serve un olistico più che un partito, non so come dire. Il tempo di dividersi poi in parti verrà, perché poi dopo gli interessi, esistono gli interessi divergenti, esistono le visioni divergenti, esistono le ideologie, ma io credo sia molto importante in questo momento ricostruire tutti insieme le fondamenta comuni della convivenza civile. In questo senso serve un olistico. Dopodiché lo Però puoi anche bisognerebbe presentare capire con chi alle elezioni. farlo, visto che sono tutti contro la Costituzione. Cioè, il problema è che in un periodo normale, cioè se a fascismo sconfitto, questo ragionamento si può fare, perché insomma, finita l'esperienza malvagia, finita diciamo, questa isteria di massa, ci si siede da uomini per bene, liberi, e si ragiona. Ma noi che siamo nel pieno della furia del regime, prima Adesso un serve vivere mi pare il CNN. in questa fase. Adesso serve il CLN, non c'è dubbio. Cioè, quello che immagino adesso quando dico un olistico è proprio una specie di CLN, cioè una riflessione legata alla contingenza dell'emergenza democratica che c'è in campo, che porti le persone di buona volontà a separarsi da quelli che sono, diciamo, gli interessi di visibilità personale, gli identitarismi che hanno caratterizzato negli anni le componenti politiche più critiche, no? Evitare di riprodurre divisioni, sempre più spaccature del capello e sedersi per immaginare un processo, che io lo immagino anche un processo francamente di piazza, nel senso che a me piacerebbe che a un certo punto tutte queste piazze si dotassero di una gruppo, di una leadership, di qualche cosa che poi dopo rappresenta tutti e che diventa in qualche misura l'elemento di
trainante, insomma, un'avanguardia. Unificante anche. Io non, allora diamoci un impegno nel farlo anche insieme questo lavoro, perché noi abbiamo già sostenuto la tua candidatura a Torino, continueremo a farlo, respingiamo qualsiasi settarismo, non abbiamo primogeniture da difendere, non vogliamo rivendicare leadership costruite a tavolino. Però diamoci un metodo magari per discutere, per ragionare, per mettere insieme, stabiliamo dei programmi, anche delle possibilità di andare in piazza insieme, proviamo a costruire una piattaforma di alternativa che non sia solo di opposizione ma anche di proposta, non solo di protesta. Ecco, diamoci questo spazio temporale insieme pubblicamente, che secondo me può essere un buon segnale. Guarda, io penso questo, che tutto abbia dei tempi. Se mi rimetti che vedo anche te, perché se no parlo me stesso mi pieto un po'. Grazie, perché scusami. Ti dicevo, io credo che tutto abbia dei tempi e che i tempi siano da un lato molto urgenti, perché sappiamo benissimo che il degrado costituzionale avanza in modo molto violento e molto rapido, dall'altra però non si possono neanche precipitare troppo le cose. Quindi io credo che in questa fase, per quanto mi riguarda, adesso mi impegno a cercare di organizzare per bene un risveglio dell'intelligenza, degli intellettuali che stanno arrivando in grandi numeri e che vogliono far parte di Dupré, che vogliono costruire, diciamo, una massa conoscitiva e di sapere che ci serve assolutamente, perché a questo progetto, per essere serio, in questa fase del capitalismo serve un fondamento scientifico forte. Se no veniamo diffamati, veniamo maltrattati, eccetera. Io ci tengo molto che ci sia un elemento di reale comprensione dei processi e dei fenomeni. Questo è un primo punto. Quindi su questo io in questa fase sto lavorando. Poi con Carlo Freccero stiamo lavorando a una comunicazione, so che anche tu hai parlato con Carlo, a una piattaforma comunicativa congiunta, il più possibile ampia, che dia spazio assolutamente a tutti per far emergere dal basso quelle che sono le persone, le personalità, i punti di vista che siano più interessanti e che siano più adatti anche ad interpretare politicamente una fase come questa. A me piacerebbe poi dopo, più in là, a un certo punto dell'anno, mi piacerebbe che si organizzassero dei mega caucus nazionali per scegliere le leadership, così come l'abbiamo fatto a Torino in piccolo, relativo alle esperienze, diciamo, della elezione amministrativa. Mi piacerebbe immaginare, davvero fatto insieme al Circo Massimo a Roma, un'adunanza di tutte le persone che vogliono partecipare in questo progetto, delle candidature contrapposte di persone che dicono: io mi voglio far carico di rappresentare questo, discutere nella piazza apertamente e poi dopo arrivare ad un vero voto di piazza, cioè un vero caucus all'americana su ampia scala, che dia sostanzialmente, che crei un processo davvero dal basso. Tutto questo è molto difficile da organizzare, va fatto ovviamente con dei tempi, va fatto con una comprensione dei fenomeni, perché ci sono degli sforzi organizzativi enormi, ma immagina se si facesse una cosa di questo genere rispetto alla leadership che poi dobbiamo proporre eventualmente nelle elezioni politiche del 2023, quando ci sarà, se ci sarà da votare, ci sarà da avere una leadership da presentare oltre a quello di un partito, no? Ci sarà da essere un elemento di coalizione, ci dovrà essere la costruzione di un altrove politico vero. Io penso che in questo momento, e lo dico senza nessun velleitarismo e senza nessun tipo di autocelebrazione che non è proprio nel mio stile, io penso che in questo momento il movimento attuale all'interno del quale ci stiamo, io ci sei tu e ce ne sono tanti altri, sia l'unica opposizione nel paese dotata di una base sociale, perché le altre opposizioni, le opposizioni parlamentari tipo quelle di Fratelli d'Italia, è un'opposizione del re, nel senso che sono comunque totalmente coesi rispetto al disegno dominante e comunque parte di un processo che li include, lo sappiamo benissimo, con i legami con Aspen e quant'altro, ok? Quindi noi abbiamo invece una base sociale, secondo me, vera, nel senso che ci sono i lavoratori precari, ci sono i lavoratori della logistica, ci sono i lavoratori portuali, ci sono dei pezzi delle forze dell'ordine, ci sono dei pezzi delle persone che hanno subito l'obbligo vaccinale, dalla professione medica alle scuole, ai dipendenti pubblici,
ci sono gli studenti, abbiamo delle energie nuove straordinarie perché comunque gli studenti si stanno organizzando e ci abbiamo anche degli intellettuali d'ora in poi, nel senso che abbiamo anche dei pezzi, diciamo, di intelligenza riconosciuta che si vuole porre questi problemi. Allora, tutto questo è una base sociale. Detto questo, è una base sociale per una politica di opposizione. Ok? Quindi noi questa base sociale dobbiamo assolutamente coltivarla, dobbiamo assolutamente farla crescere e dobbiamo costruire delle condizioni perché questa base sociale diventi, da una base sociale fluida, ok, diventi una organizzazione capace di produrre una sua strutturazione e una sua guida. Io credo che legittima, per evitare che succeda, guarda che quello che è successo a Torino rispetto al sottoscritto. Da un certo punto di vista è stato assolutamente emblematico, nel senso che io ho parlato con tutti nel mese di gennaio, con tante tante persone. Nel mese di febbraio ho annunciato la mia candidatura, sempre dicendo e parlando con tutti prima, dicendo: guarda, io penso di essere a disposizione per fare questo cammino, lo vogliamo fare insieme, cosa facciamo, cosa non facciamo, in modo estremamente dialogico. Dopodiché, quando sono andato avanti, che ho proposto la candidatura, c'è stato naturalmente un mucchio di gente che si è tirata indietro perché per ragioni di fiducia, per ragioni di questo, per ragioni di quello, per varie ragioni si pensava di fare diverso, perché magari si ragionava ancora su contrapposizione vecchia, destra-sinistra o cose simili, ok? Dopodiché sono emersi altri due gruppi che pretendevano di rappresentare le piazze costituenti nostre, le piazze, diciamo, no Green Pass, chiamiamole così. Ne sono venuti fuori altri due e gli attacchi più duri nei confronti della mia candidatura da chi sono venuti? Esattamente da quei due pezzi lì e da quei compagni che erano i miei compagni precedenti, diciamo, la mia storia politica del passato. Di lì sono arrivato al fuoco. E tutto questo ha comportato che Ma queste si sono maschere costruite dal regime volutamente, secondo te? maschera costruita dal regime, esattamente, però questa roba qui molte, non va sotto Cioè, ti la voglio dire mentalità. una cosa precisa. Ci sono, noi, il sistema ha tutta il desiderio di semplificare dicendo da una parte c'è chi dice che il virus esiste, dall'altra c'è chi dice che non esiste. Ecco, se tu la poni così, è chiaro che persone come noi, no, che dicono... Guardate che non è in discussione l'esistenza magari dolosa di un agente patogeno, magari costruito ad hoc dentro le centrali del potere più oscuro, poi amplificato a dismisura per ragioni di natura politica. Ecco, messa così è un ragionamento che ha un senso, che si può spiegare, si può proporre, ma se tu costringi delle persone, degli uomini sapiens, a scegliere... Tra l'ipotesi che siamo solo dentro una grandissima illusione di senza un minimo di base reale ed empiricamente verificabile, quindi dentro una suggestione che esiste solo nella mente di tutti e che non parte neanche da un appiglio di verità, non dalla verità, ma da un appiglio di verità, è chiaro che tu costringi quel 30, 40, 50% di popolo maggioritario riflessivo a schierarsi dalla parte di chi dice, vabbè, ma Certo. insomma, quelli sono degli esaltati, sono sciroccati. È il problema degli estremismi, no? Il problema degli Già estremismi è con un problema. bandiera rossa lo faceva contro il PCI per cercare di impedire la Esatto. scrittura della Costituzione. Cioè, voglio dire, il problema vero nostro è oggi costruire un perimetro di persone tenendo fuori dei palesi infiltrati che giocano sugli opposti estremismi. Non è una cosa semplice da fare, ma a me oggi sembra la cosa più importante. Allora, non c'è niente di semplice in questo percorso. Se fosse semplice non sarebbe neanche temuto, secondo me. Quindi è chiaro che va affrontato con umiltà, buonsenso e sapienza. Facciamolo, cioè, tanto voglio dire, ci siamo dentro, ciascuno sta facendo il suo pezzo, andiamo avanti ancora per un po', diciamo, ognuno a risolvere le esperienze, le emergenze che si trova a dover affrontare, dopodiché prestissimo troviamo un momento per parlarci, per organizzare qualche cosa di reale. Io di questo ne sono totalmente convinto, voglio solo capire bene, diciamo, i tempi, i modi e il sistema per non arrivare a fare l'ennesima cosa che è stata fatta mille volte dalla mia parte politica, che mi rendo conto non è neanche il tutto di questo, ma è un pezzettino che
per un mucchio di tempo ha fatto le grandi costituenti, le cose, le assemblee, le fondazioni di questo, le fondazioni di quello, per poi dopo partorire alla fine un topolino. Allora io penso che un olistico invece che un partito sia importante proprio perché punta a una ridefinizione dei processi cognitivi anche. Questa fase qua è una fase nella quale io punto a guardare in avanti, non guardare indietro. A me non frega niente se il virus viene dal pangolino, se l'ha messo Bill Gates per guadagnare dei soldi, cioè è un tema del tutto privo di interesse politico, è un tema da paranoici, non so come dire. A me Vabbè, però, interessa. se diciamo, però Ugo, se ci sono dei laboratori dove si fanno strani giochi di guadagno di funzione e Ma poi magari, assolutamente, cioè, se l'hanno assolutamente. fatto prima potrebbero rifarlo, per Ma cui forse non è infatti, un tema non politico. la vera questione è la contaminazione del complesso, diciamo, militare-industriale che oggi è in convergenza con i gruppi, diciamo, della Silicon Valley, del Big Tech e quant'altro, con Big Pharma, con FinTech. Cioè, questo è il blocco che abbiamo di fronte, non c'è dubbio. Dobbiamo porci la questione della dimensione della comunità politica di riferimento. Abbiamo un sacco di questioni. Io non sto dicendo che non siano temi importantissimi, sto dicendo però che io credo se noi vogliamo elaborare una piattaforma che sia una piattaforma che parla a tutti, dobbiamo essere consci che gli imperativi del capitalismo funzionano in questo modo qui, che le emergenze sono sempre delle opportunità di sussunzione per il capitale e che per uscire da emergenze di questo genere occorre scardinare quelli che sono gli ambiti normali della dialettica. Della dialettica, diciamo, del costituzionalismo democratico, che sono questa vecchia contrapposizione fra centrodestra e centrosinistra, che ormai non vuole più dire niente e va sostituita con delle contrapposizioni nuove. Questo è quello Ecco, che io penso. chiudiamo su Comunque, questo che è molto interessante come tema, cioè tu proponi il superamento di queste classiche aree di derivazione illuministica dopo la rivoluzione francese, di destra, sinistra, che dovrebbero in teoria rappresentare il mondo della conservazione, il mondo del progresso, il mondo, insomma, un mondo di elitari rispetto a chi invece vive di fatica, vive di lavoro, sono dicotomie evidentemente superate. E c'è un aspetto che rende difficile forse creare nuove sintesi più originali politiche, e forse è quello del concetto stesso di spiritualità, no? Di trascendenza. Cioè, chi è cresciuto dentro partiti di formazione materialista, positivista, marxista, socialista, tende un po' a vedere qualsiasi ideologia che guarda la trascendenza come mera sovrastruttura che serve soltanto per ingannare i tonti. Però di fronte a un periodo storico nel quale abbiamo un Papa che di fatto sembra l'amministratore delegato dei grandi big tech, che parla soltanto di questioni contingenti, che ha chiuso il rapporto fra terra e cielo, che si pone semplicemente come, diciamo, un mero gestore degli interessi economici dominanti, questo tema del recupero della spiritualità, della difesa della libertà dell'uomo, di fronte all'avanzare del transumanesimo, secondo te è un tema che può essere inserito anche in un mondo che viene da quelle atmosfere di sinistra atea e materialista, o secondo te questo è uno sforzo che è inutile in partenza? no, io credo che sia un tema importante quello del recupero della spiritualità. La spiritualità umana è sicuramente un'esperienza, voglio dire, fondamentale che distingue l'uomo dalla bestia, quindi ci mancherebbe altro. Il problema è che il consumatore è quanto di più materialista esista. Il paziente è a sua volta, nel senso che il suo materiale, il suo corpo, la sua nuda vita è tutto. Io non penso però che sia, quindi penso che questo sia parte di un'elaborazione importante che inizia. Io, per esempio, però non sono d'accordo affatto a partire dal presupposto che Papa Francesco sia un servo delle multinazionali, cioè, francamente, nel senso che io non sono, non condivido quella che, secondo me, è uno che è caduto nella paura del virus, ha sicuramente fatto un sacco di sbagli e ne fa come tutti, poi io figuro che sono tutt'altro che clericale, eccetera, però francamente da quello che ha proposto la Chiesa in questi ultimi anni, questo qui mi sembrava uno che fosse una persona con la quale era possibile aprire un dialogo di prospettiva, sta dalla parte dei lavoratori rispetto ai padroni, almeno nel suo
predicare. Poi sai benissimo che i gesuiti hanno un livello come dire, di doppio livello di comunicazione piuttosto notevole, ma insomma non partirei nella costruzione di un elemento di spiritualità da una polemica col Papa, se fossi a un tavolo in cui discutiamo di queste cose, quando lo faremo, perché dovremmo farlo, di parlare di temi politici. Non so se partirei di lì, dopodiché recuperare degli elementi di spiritualità, ma per carità è fondamentale, ma fondamentalissimo direi, anche perché se no si riduce il discorso politico alle proprie preferenze sessuali, capito? Questo non va bene. Sì, no, vabbè, su questo sarà difficile trovare un punto di convergenza perché obiettivamente l'impressione è che, almeno la mia, su questo poi chiudiamo l'intervista, è che abbiano cercato, come dire, di inserire quello stesso potere profondo sul soglio di Pietro, un uomo che legittimasse sul piano morale, etico, una operazione di sperimentazione di massa a beneficio delle solite multinazionali che altrimenti non poteva essere nel mondo occidentale. Applicata con questa violenza, con questa pervicacia, anche perché è chiaramente funzionale, diciamo, questa narrazione al cambiamento del capitalismo cui tu prima accennavi. Oggi stesso dicono che le case non saranno più nella nostra disponibilità se non fanno parte, diciamo, di uno schema preparato dall'Unione Europea che ci impedirà di vendere e di comprare. È chiaro che è un ulteriore step rispetto ad un processo di robotizzazione, di fine della libertà umana che si tiene insieme. Però tu Sì, immagini un potrebbe. Papa che dice: siamo di fronte all'uccisione del libero arbitrio, cioè dell'uomo, fatta immagine e somiglianza di Dio, che non è più libero di comprare, di vendere, di scegliere, ma è sottoposto ad una tirannide artificiale. Se uno dice così è finita la pandemia. Se uno invece sta lì a dire bravo Rockefeller, bravo Pfizer, vi salva non il Cristo ma il vaccino, è diverso. No? Ecco, tutto qua. No, no, ma figurati, sono totalmente d'accordo. Ci ho detto, io ho solo detto che secondo me non è un buon punto di partenza per cercare di essere, voglio dire, inclusivi di quelle tante persone che sono per bene, che sono convinte delle cose di cui siamo convinti noi, che soffrono, che temono e che hanno bisogno, come dire, di una guida e anche di una ricostruzione di spiritualità. Non so se partirei da dire che il Vaticano è infiltrato, dopodiché, per carità, si può dire di tutto. Non ne farei quello che stavo dicendo, era una cosa puramente pragmatica, nel senso, quando si recupera la spiritualità si recupera valorizzando gli elementi di spiritualità che comunque ci sono anche nella predicazione di Francesco, non c'è dubbio. Su questo, voglio dire, le ho lette le sue cose, dopodiché dobbiamo porci il dubbio, anche qui i punti interrogativi che tu poni sono fondamentali. Che ruolo ha una chiesa fatta in questo modo, in questo momento? Stesso discorso rispetto a Greta Thunberg e rispetto ai Friday for Future e rispetto a Extinction Rebellion e rispetto a tantissimi degli altri pezzi, diciamo, di una narrazione che può essere o in qualche modo interpretata come completamente contraddittoria rispetto al disegno di emancipazione dietro il quale noi andiamo, o che può essere invece recuperata negli aspetti di coerenza e di possibilità di andare nella direzione giusta, perché c'è sempre una differenza tra le organizzazioni dei loro militanti, c'è sempre una differenza tra i vertici e quella che è la base. Noi su questo dobbiamo lavorare sulla ricostruzione delle basi sociali della nostra trasformazione. Io penserei questo. Senti, ti ringrazio tantissimo, è stata Grazie per una essere bella stato con conversazione noi, come sempre. è stato un vero piacere. Grazie Ugo Mattei. Bene, Grazie a te, ciao. cari amici di Visione TV, si conclude qui questa nostra lunga e importante chiacchierata con Ugo Mattei. Vi ricordo che Visione TV fa tutto questo grazie al vostro sostegno, grazie al vostro aiuto economico. Noi non abbiamo padroni, non abbiamo finanziatori alle nostre spalle, non li cerchiamo, continueremo ad andare avanti fino a quando ci sarà un pubblico che ci segue, ci apprezza e si sostiene. Potete aiutarci con bonifico, con PayPal, potete andare sul nostro sito www.visionetv.it e premere il tasto sostienici e decidere se accordarci un aiuto fisso mensile che ci consente di pianificare con maggiore tranquillità il nostro futuro. Grazie a tutti voi, alla prossima.